Buongiorno, grazie di essere qui in questa giornata così particolare, visto che considerate che è carnevale, siamo quasi tutti mascherati. A tal proposito, vi raccomando, da seduti potete abbassarla perché il distanziamento c'è. Quando e chi verrà chiamato, vi prego di indossare la mascherina. Poi magari per la foto ricordo la abbassiamo un attimo, perché sennò il ricordo non è più... Oddio, sì, sì, eh? Anche no, chi vuole se la abbassa e chi no. Comunque faremo in modo che anche davanti al quadro si tenga il distanziamento giusto. Vabbè, due parole, ma molto molto veloci. Abbiamo voluto fortemente ripresentare questa iniziativa in questo anno, chiamarlo particolare è un eufemismo, di questo, a parte la nostra tenacia, che devo dire che quest'estate ha pagato abbastanza, consentitemi di dire anche questa cosa, le sedioline che vedete qui, che stiamo usando, sono servite qui, su questa pedana, su questo piccolo palco, ci sono stati qualcosa come 18 eventi in quest'estate, un po' organizzati da noi, un po' da Semion Teatro, un po' dall'amministrazione attraverso la biblioteca, c'è venuta anche, sono venute anche le scuole, perché il primo incontro con le prime medie e le prime elementari, che non si dice più così, ma io per capirci, cos'è? Secondo grado, va bene, comunque quelle lì che voi ben sapete, l'abbiamo fatto qui approfittando del fatto di poterlo fare all'aperto. Ecco, e devo dire che il Parco Farina ha ridato in pieno tutte le caratteristiche di, noi lo chiamiamo, il nostro salotto culturale in centro a Settimo. Ecco, direi che mai come in questa primavera, in questa estate, ha svolto il suo ruolo. Quindi dicevo, abbiamo voluto comunque presentare, bandire questo concorso, e quindi il primo grosso ringraziamento va agli artisti che hanno risposto alla nostra chiamata, perché è evidente che noi potevamo bandire tutto quello che volevamo, ma se voi non portavate i quadri, il concorso non si faceva. Voluto fortemente, dicevo, da noi ovviamente, e dall'amministrazione comunale, che da sempre patrocina questa iniziativa, patrocina tante altre cose, ma il concorso di pittura è proprio dalla prima edizione, sono 17, che ha il patrocinio dell'amministrazione. A tal proposito abbiamo qui l'assessore Fioravanti, che è l'assessore Raffaella Fioravanti, che è il nostro assessore di competenza alla cultura, e il vice sindaco Patrizia Stringaro, che è un po', posso dirlo, la madrina di questa iniziativa, perché da quando è stata eletta qualche annetto fa è sempre venuta alle premiazioni, e anche oggi ci ha voluto onorare della sua presenza. Direi, per non fare torto, darei brevemente la parola ad entrambi, che ci portano al saluto dell'amministrazione, e poi partiamo con la premiazione vera e propria. Direi in ordine alfabetico, Fioravanti. Grazie a tutti di essere qui, e noi, siccome brevemente, portiamo i saluti dell'amministrazione. Per me è la prima edizione e sono contenta di essere qui e a presenziare la premiazione di questo concorso molto importante per la città di Settimo. Grazie. Invece lei è giovane, io ormai sono vecchia, come ha detto giustamente il presidente, è qualche annetto che partecipo, ma sempre con grande gioia, perché per quanto mi riguarda la cultura in generale deve essere sempre sostenuta e deve essere sempre promossa, e soprattutto in quest'anno, mi viene da dire, quest'anno un po' così particolare, la volontà della Proloco di comunque ripresentare questo concorso e dare quindi spazio e possibilità a chi ha voglia, a chi ha desiderio di far emergere quelli che sono le proprie doti, le proprie caratteristiche artistiche, le proprie capacità artistiche, credo che sia assolutamente degno di lode, e di questo ringrazio fortemente la Proloco e ringrazio fortemente tutti gli artisti che hanno partecipato.
Allora, prima di partire con la sequenza dei nomi, una brevissima nota di servizio per ritirare i quadri, poi si accede dalla porta laterale, mi raccomando facciamo la fila distanziati, a uno arriviamo lì, ritiriamo il quadro, il DVD, il diploma e quant'altro, e poi quindi ve ne potete andare tranquillamente. Allora, ci siamo. Passo la parola a una mia parente, Laura. Abbiamo una nuova speaker quest'anno, quindi. Allora, leggo tutto o parto con le menzioni d'onore? Ok. Allora, menzioni d'onore, premio al consigliere Vincenzi Nanardi. Allora, dipinto 4, brano che fa ballare di Ardian Karakashi. Il dipinto, vagamente naif, si lascia apprezzare per il senso di movimento e la voglia di divertirsi che sembra evocare. I colori sono vivaci e l'atmosfera è chiaramente serena e improntata all'ottimismo. Ardian non lo vedo. Lo ripiamo di là. Aspetta. Altra menzione d'onore, dipinto 15, a mani vuote, di Liliana Fumagalli. Perfetta aderenza fra il titolo del dipinto e la figura rappresentata. Il dipinto, di impostazione iperrealista, si lascia apprezzare sia per la precisione della figura, sia per la grande fierezza dello sguardo e la forza espressiva delle mani vuote, a simboleggiare l'impossibilità a ricevere ascolto. I colori sono caldi e di grande espressività. Dipinto 22, Caos in città, di Angela Ugelli. Il dipinto si caratterizza sia per la profondità di campo, sia per il senso della prospettiva. I colori sembrano calati dall'alto, come se si trattasse di una pioggia che rende ogni cosa quasi liquida e indistinta, sia che si tratti di persone, di elementi della natura o di scorci di paesaggi. Dipinto 24, una città nel caos, di Silvio Papale. Il dipinto si caratterizza per la meticolosa ed espressiva ricerca compositiva, dove ogni oggetto e ogni segno diventa il meccanismo di un ingranaggio perfetto. Il dipinto determina non pochi interrogativi per il senso di caos che traspare, sia dalle forme che dai colori, densi e tutti ben dosati. Si passa armonicamente dai blu, agli ocra, ai marroni e ai gialli. Notevole è anche il senso della prospettiva. La prima pagina de La Regione sembra dirci che il ruolo delle regioni, nel bene e nel male, hanno svolto nella gestione del coronavirus. Io non lo vedo, viene un po' da lontano. Quindi. Aspetta, dai, vieni subito. Dai. Allora, dipinto 31, Il caos è là fuori da qualche parte, di Angelo Gilardoni. Il dipinto, di grande effetto scenografico, evidenzia una solida tecnica e padronanza degli strumenti pittorici. Attraverso le delicate sfumature cromatiche che vanno dai colori scuri a quelli chiari, l'artista crea un'atmosfera sognante che sembra dilatare l'orizzonte oltre il quale si nasconde il caos, disordine e paura. Il dipinto rappresenta un messaggio di speranza. Ecco, prima di passare i premi volevo ringraziare da parte della Proloco Angelo e Pasqualina Ciccarelli che, dov'è? Eccola là, che sono quelli che ricevono i vostri quadri quando, o perlomeno la maggior parte di voi, e che da un po' di anni ci fanno questo piacere di esporre le loro opere e poi anche di farci questo grosso favore di ricezione delle opere, ecco. Ogni tanto capita che qualcuno fa anche qualcosa, qualche buon quadro. Allora, adesso premio della giuria popolare all'opera, premia il consigliere Gaetano Bombino.
Dipinto numero 22, Caos in città, di Angela Augelli. In pratica hai avuto una conferma anche popolare, oltre che... Tieni con la targa in mano. Premio Proloco VII Milanese Giuseppe Farina all'opera. Dipinto 1. Parla con gli occhi di Gianfranco Combi. Come dice il titolo dell'opera, sono proprio gli occhi della donna raffigurata che si fanno specchio dell'anima e del sentire più recondito, trasmettendo contestualmente smarrimento e speranza. Il dipinto, di matrice espressionista, si lascia apprezzare sia per l'uso sapiente del colore, dalle tonalità nette e ben distinte, sia per la limpidezza del segno pittorico. Premia Luisa Fiengo in Farina. No, credo che Gianfranco non ci sia. Infatti non lo vedo. Però è bello. Da due occhi. Ok, dai, te lo faremo vedere. Grazie. Premio della critica all'opera, dipinto 7, Caos, di Bruno Ceselin. Una sorta di parete di una periferia urbana dove sono visibili scrostature, sedimentazioni e segni di vetustà causate dall'azione del tempo. L'artista evidenzia una buona padronanza nel mettere insieme i materiali, carta, colle e altro, rinvigorendoli con i colori e le terre che più che essere spalmati vengono spatolate. Premio al vice sindaco Patrizia Stringaro. Complimenti. Vado. Andiamo sul podio. Terzo premio all'opera, dipinto 16, Speranza, di Bartolomeo Spanò. Il dipinto, di matrice espressionista, si fa apprezzare sia per le emozioni che determina, sia per i diversi veli cromatici che creano atmosfere e giochi di luce che predispongono l'animo del visitatore verso tempi migliori, in cui la pandemia possa veramente essere un lontano ricordo. Premio all'assessore alla cultura Raffaella Fioravanti. Aiuto, non vedo più niente. Allora, secondo premio all'opera, dipinto 29, Figura, di Gian Pietro Floria. Il dipinto si caratterizza per la visione onirica che il pittore ha delle figure, siano esse umane o paesaggistiche, che ama quasi tagliuzzare in piccolissimi frammenti per poi ricomporle in nuove visioni astratte, dove gioca un ruolo importante il colore, che sfuma dolcemente dal bianco al grigio e da questo alle tinte più scure. L'artista evidenzia una notevole padronanza delle tecniche di composizione e scomposizione delle immagini della vita reale e una certa attitudine a giocare con le forme che fanno parte del suo mondo interiore. Premio al consigliere Gianni Pecora. Facciamo noi. Primo premio all'opera, dipinto 19, Universo Caos, di Itela Polvera. Fabrizio De André, nel suo brano Via del Campo, dice che dai diamanti non nasce niente, dall'etame nascono i fiori. Dall'accostamento di materiali di scarto, l'artista riesce a creare un dipinto di grande suggestione, che si lascia apprezzare sia per la bravura nel mettere insieme gli oggetti che gli capitano in mano, sia per la gradazione dei colori, che vanno dalle diverse sfumature di bianco alle tonalità calde dei marroni e degli ocra. Il dipinto, fortemente materico, sa uscire dagli schemi rigidi degli stili pittorici, amalgamando insieme elementi astratti con segni costruttivisti e risorse mediate dalla trash art. Premia il presidente Lino Alli. Come sentivi di là, facciamo noi i premiati.
Itala Polvera. Non c'è. Polvera. Itala Polvera. L'autrice. L'artista. Mi spiace. No, non c'è. No, la mascherina ce l'abbiamo, non però. Non è venuta. Sì. Ed è di Como. Ok, hai fatto o no? 6 anni per fare 2 foto. Mi chiedo perché sorrido, guarda, perché tanto. Ecco, anche per quest'anno siamo arrivati alla fine. Vi ringraziamo, ripeto ancora, per la vostra partecipazione qua oggi e agli artisti che hanno partecipato. Come detto, per ritirare il quadro vi ho spiegato la porta laterale, tra un attimo saremo pronti. E che dire, arrivederci l'anno prossimo senza questi affari davanti, speriamo. Grazie a tutti.